Pronto? Sì, sono io il... A tu per tu con Alberto Sordi. Telefonate subito all'1678-03000. Per voi sei indimenticabili film in videocassetta del grande Alberto Sordi a sole lire 147.000. Ordinate subito questa novità Fonit Cetra Video all'1678-03000. La telefonata è gratuita da tutta Italia. A tu per tu con Alberto Sordi. Sei videocassette in un pratico cofanetto direttamente a casa vostra. Eh sì, con Albertone il divertimento è assicurato. Arrivederla. Alfa 164. Ogni settimana i grandi maestri del giallo verranno scoperti, perché ci sono storie che non possono rimanere nascoste ancora per molto. Un grande Poirot di Agatha Christie e un appassionante Maigret di Georges Simenon sono già in edicola a sole 8.900 lire. I maestri del giallo, Mondadori, De Agostini. Una collezione molto ricercata. Ecco un modello di alta immagine, brillante in tutti i colori, audio stereofonico, ottimo design. Si chiama Sony Black Trinitron. Bello da single, felice in coppia, stessa qualità, interessi comuni, uguale discendenza, è Sony VHS. Insieme per una nuova grande emozione da filmare con l'ultima Sony Handycam. Single, in coppia o completo, Sony. La videoregistrazione familiare. Ragazzi, la vita è questa. Non bruciatela con la droga. Vi ricordo che dopo il telegiornale andrà in onda il secondo atto di Natale in casa Cupiello. In chiusura di serata per Cinema di Notte vi proponiamo il film drammatico California, California. Buonasera, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, Antonio Gava si è dimesso oggi pomeriggio da Ministro dell'Interno. Giulio Andreotti si è subito recato al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica Cossiga delle dimissioni e della nomina a Ministro dell'Interno di Vincenzo Scotti, capogruppo democristiano alla Camera. La motivazione delle dimissioni è nella lettera di Gava ad Andreotti. Caro Presidente, scrive Gava, pur essendomi ristabilito completamente dalla malattia, vedete intanto Gava in immagini repertorio, malattia che mi ha colpito nell'agosto scorso, in piena libertà di coscienza e per senso di responsabilità devo confermarti il mio proposito di lasciare ad altri la guida del Ministero dell'Interno, che richiede, come ho fatto in passato, un impegno totale. Queste quindi le motivazioni che hanno indotto Gava a lasciare l'incarico di ministro dell'interno, incarico che ricopriva dall'epoca del governo De Mita e che aveva mantenuto appunto anche nel sesto governo Andreotti. Gava era stato colto da malore lo scorso ferragosto, lo ricordiamo, mentre era in vacanza. Dopo alcuni accertamenti era stato dimesso il 29 agosto, ma era ritornato sulla scena politica soltanto il 7 ottobre scorso a Lavarone per chiudere il convegno di Azione Popolare, di cui è uno dei leader. Motivi di salute quindi hanno spinto Gava a lasciare l'incarico, anche se nei mesi passati la recrudescenza della criminalità aveva portato i comunisti a chiedere insistentemente le sue dimissioni. Il nuovo ministro dell'interno, Vincenzo Scotti, lo vedete nella foto, che giurerà domani mattina, ha ricoperto in passato l'incarico di ministro in precedenti governi e ha avuto anche ruoli di peso all'interno del suo partito, la Democrazia Cristiana. Eletto anche egli come Antonio Gava nella circoscrizione di Napoli, Caserta è deputato dal 1968.
a Gorbaciov il Nobel per la pace. L'annuncio è stato dato questa mattina ad Oslo. Il presidente sovietico è stato premiato per il ruolo determinante svolto per l'affermazione della pace nel mondo. Negli ultimi anni, è scritto ancora nella motivazione, grandi cambiamenti si sono verificati nei rapporti tra Est e Ovest. Il negoziato ha prevalso, antiche nazioni d'Europa hanno riguadagnato la libertà e si accelera la corsa al disarmo. Tra i primi a congratularsi con il leader sovietico, il presidente americano Bush. Si profila un braccio di ferro fra Israele e i paesi che all'ONU hanno votato una risoluzione di condanna per l'eccidio di Gerusalemme. Il punto del conflitto riguarda la missione d'indagine sul massacro affidato al segretario dell'ONU. Israele ha respinto il contenuto della risoluzione e ha annunciato che non avrebbe collaborato con l'inchiesta disposta dal Palazzo di Vetro. Tuttavia non è chiaro se le autorità israeliane si spingeranno al punto di vietare alla commissione d'inchiesta l'accesso nei territori controllati da Israele. Il presidente americano Bush ha detto di volere l'integrale applicazione della risoluzione votata dall'ONU, compreso l'invio in Israele di una commissione d'inchiesta, e il Dipartimento di Stato ha definito un errore la decisione israeliana di non cooperare. La cronaca, altre due vittime della guerra di Mala a Napoli. Si tratta di due fratelli, Nicola e Pasquale Izzo, di 27 e 26 anni, uccisi con decine di colpi di pistola da due killer lungo la tangenziale tra Licola e Varcatura. Nicola Izzo era stato inquisito per omicidio, mentre il fratello era incensurato. Continuano a migliorare le condizioni di Alessandro Nannini. A condurre l'inchiesta sull'incidente dell'elicottero sarà la Procura della Repubblica di Siena. L'indagine dovrà accertare chi era al posto di guida dell'elicottero. Il reato ipotizzato è quello di disastro colposo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Con questa laconica, secca affermazione, Pietrino Vanocore, il custode dello stabile Rovano, dove il 7 agosto venne ucciso con 29 stilettate l'impiegata Simonetta Cesaroni, ha replicato al magistrato che lo aveva convocato oggi pomeriggio a Palazzo di Giustizia per un nuovo interrogatorio. L'economia, ancora contrasti tra i rappresentanti dell'ENI e quelli della Montedison all'interno del consiglio di amministrazione dell'Enimont che si è riunito oggi a Milano. All'ordine del giorno c'era l'esame delle proiezioni sui risultati del gruppo e la ristrutturazione del comparto agricoltura. La riunione si è conclusa con un rinvio all'assemblea dei soci convocata per il 12 novembre. Per Carlo Sama, consigliere di parte Montedison, l'azienda è ormai ingovernabile. Con la marcia dei 40.000 del 14 ottobre 80 è cominciata la rinascita della Fiat. Lo ha detto il presidente Giovanni Agnelli, intervenuto a Torino Esposizioni alla premiazione degli anziani Fiat. Agnelli ha poi aggiunto: l'azienda si fa tema per la sopravvivenza. E quando dico la sopravvivenza non è una parola eccessiva, eravamo veramente in difficoltà, come non ricordo siamo stati che nell'immediato dopo. La posizione sindacale è avviata verso una strada senza uscita. Questo perché? Perché la situazione politica del Paese, la situazione drammatica in cui si portava il Paese, l'aveva condotta in questo vicolo chiuso. Molte cose sono cambiate da allora. La constatazione è una sola, che quando vertenze sindacali raggiungono quel punto, c'è qualche cosa che non funziona. E quello che ci dobbiamo dire, l'unica vera lezione che abbiamo appreso è che questo non deve succedere mai più, che non deve ripetersi. L'avvocato Agnelli ha anche parlato delle prospettive del gruppo. Ha ripetuto che la strada del futuro sarà meno agevole che negli ultimi 10 anni e ha ricordato l'importanza dei recenti accordi internazionali, soffermandosi in particolare su quello con la New Holland, il settore trattori della Ford, e quella con la francese Segé, che ha definito di particolare valore strategico. La scomparsa di Leonard Bernstein, il grande direttore d'orchestra, è morto la notte scorsa a New York all'età di 72 anni, in seguito a un tumore. Proprio una settimana fa, a causa della malattia, aveva annunciato il suo ritiro dal podio.
Nella sua lunga, frenetica ed eccezionale carriera, Bernstein si è imposto anche come pianista, compositore e divulgatore. Fra le sue opere più note, West Side Story, che dopo la già trionfale messa in scena del 57 a Broadway, divenne poi un film di enorme successo. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando all'ultima edizione del TG2, il TG2 Notte, poco dopo la mezzanotte, più tardi. L'uomo più ricco del mondo, tanto amato e tanto odiato. La sua storia. Onassis, l'uomo più ricco del mondo. Mercoledì 20:55 e giovedì 20:30, Rai 2. Quotidiana. Ciao, come va? L'ho colpita. Sì, negli occhi. Un Sambiter? Colpita. Mario, due Sambiter. Sambiter, se più fa sì. La piovra. Dallo sceneggiato televisivo, la colonna sonora originale con le musiche di Ennio Morricone. La piovra. Su dischi e cassette e compact disc, Phonit Cetra. Ed ora il secondo atto di Natale in casa Cupiello. Allora, femme Margherita, mi è venuta proprio la sconforta. Ma che dici da fare? Io sa tutte cose. Ma che da... Anche l'interruttore, il termostato e l'orologio. Interruttori Living. Spengono un'era, ne accendono un'altra. Immagina infiniti chilometri di serenità. Immagina di contare in ogni momento, dovunque tu sia, su tanta sicurezza in più. Soccorso stradale, auto sostitutiva, SOS telefonico. Immagina di poter prolungare questa serenità fino a 3 anni, belli come il primo giorno. Non è solo immaginazione, è la nuova supergaranzia Fiat. Supergaranzia Fiat. Andare sempre, pensieri mai.
Buonasera, ultima edizione del TG2, diamo insieme un'occhiata ai fatti più importanti del giorno. Si è dimesso il ministro dell'interno Antonio Gava. Lo sostituirà il capogruppo democristiano alla Camera, Vincenzo Scotti. Gava ha motivato la sua decisione in una lettera inviata alla Presidente del Consiglio. Negli ultimi tempi, ha detto, non riuscivo più a seguire in modo totale gli impegni del mio ufficio. A Gorbaciov il Nobel per la pace, premiato il presidente sovietico e la sua perestroica. 15 anni fa era toccato a Sakharov, padre del dissenso sovietico. Esce di scena Leonard Bernstein, è morto a 72 anni a causa di una grave malattia. Grande direttore d'orchestra, pianista, compositore, sue le musiche di West Side Story. Israele contro l'ONU, il governo Shamir respingerà la commissione d'inchiesta sull'eccidio di Gerusalemme nominata dalle Nazioni Unite. Bush chiede l'applicazione integrale della risoluzione di condanna di Israele. I due BR Azzolini e Bonisoli raccontano ai giudici la loro verità sul covo di via Montenevoso. Hanno confermato l'esistenza del nascondiglio dove pochi giorni fa la polizia ha ritrovato documenti, tra i quali le fotocopie delle lettere di Moro, armi e denaro. Non venne scoperto 12 anni fa solo per superficialità. Alessandro Nannini sta meglio, il bollettino sulle condizioni di salute del pilota di Formula 1, a cui è stato, ricordiamo, riattaccato un braccio dopo un incidente in elicottero, sottolinea in particolare una soddisfacente circolazione nell'arto. Bernini con un decreto annulla l'accordo bilaterale con l'Austria sul transito dei tir, favorevole la reazione dei camionisti italiani. Centinaia di tir austriaci in coda per entrare nel nostro paese prima dell'entrata in vigore del decreto. Peggiorano le condizioni del ministro dell'interno tedesco Wolfgang Schäuble, ferito 3 giorni fa da uno psicopatico dopo un comizio. Intanto stamani è stata fermata una persona che tentava di entrare nell'ospedale dove è ricoverato il ministro armato di una lima. Ancora contrasti tra Eni e Montedison all'interno del consiglio di amministrazione dell'Enimont tenutosi oggi a Milano. La riunione si è conclusa con un rinvio all'assemblea dei soci convocata per il 12 novembre. Per Carlo Sama, consigliere di parte Montedison, l'azienda è ormai ingovernabile. C'è tempo fino al 20 ottobre prossimo per mettersi in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani dell'88 e dell'89. Disponibili presso i comuni gli appositi moduli. Dopo il termine concesso scatteranno sovrattassa e pena pecuniaria e una serie di controlli incrociati. Non si specula sul petrolio, il prezzo del greggio cala. I paesi industrializzati hanno deciso infatti di mettere mano alle riserve. Recuperano le borse in Giappone e in Europa, in controtendenza a Milano, dove il listino ha perso lo 0,25%. A New York questa sera Wall Street ha chiuso con un rialzo dello 0,76%, stabile il dollaro. Antonio Gava dunque, come avete sentito dai titoli, si è dimesso. Per molte settimane un'altalena di notizie ha preceduto le dimissioni del ministro dell'interno. Oggi è dunque la scelta. Vediamo il servizio. Con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Antonio Gava si è dimesso oggi pomeriggio da ministro dell'interno. Giulio Andreotti si è subito recato al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Cossiga, delle dimissioni e della nomina al Ministro dell'Interno di Vincenzo Scotti, capogruppo democristiano alla Camera. Le motivazioni sono nella lettera inviata da Gava ad Andreotti. «Caro Presidente», scrive Gava, «pur essendomi ristabilito completamente dalla malattia che mi ha colpito nell'agosto scorso, in piena libertà di coscienza e per senso di responsabilità, devo confermarti il mio proposito di lasciare ad altri la guida del Ministero dell'Interno, che richiede, come ho fatto in passato, un impegno totale». Queste quindi le motivazioni che hanno indotto Gava a lasciare l'incarico di Ministro dell'Interno, incarico che ricopriva dall'epoca del governo De Mita e che aveva mantenuto appunto anche nel sesto governo Andreotti. Gava era stato colto da malore lo scorso Ferragosto mentre era in vacanza. Dopo alcuni accertamenti era stato dimesso il 29 agosto, ma era ritornato sulla scena politica soltanto il 7 ottobre per chiudere il convegno di Azione Popolare di cui è uno dei leader. Motivi di salute quindi hanno spinto Gava a lasciare l'incarico, anche se nei mesi passati la recrudescenza della criminalità aveva portato i comunisti a chiedere insistentemente le sue dimissioni. Il nuovo ministro degli interni, Vincenzo Scotti, che giurerà domani mattina, ha ricoperto in passato l'incarico di ministro in precedenti governi ed ha avuto anche ruoli di peso all'interno del suo partito, la Democrazia Cristiana. Eletto anch'egli come Antonio Gava nella circoscrizione di Napoli, Caserta, è deputato dal 1968.
Ed ora gli altri servizi del nostro telegiornale. Come avete ascoltato, dai titoli il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Mikhail Gorbaciov. Vediamo il servizio del nostro corrispondente da Mosca, Demetrio Volcic. Nel momento cruciale della sua vita di statista, Gorbaciov riceve il riconoscimento più ambito. Lo vive come una conferma del contributo che la perestroica sovietica sta dando alla nuova pace in Europa. È commosso, si sente incoraggiato sul piano emotivo e intellettuale. Gli servirà anche per affrontare il difficile momento interno. Il mondo era stanco, dice, della guerra fredda. Tutti coloro che hanno contribuito al superamento delle vecchie incrostazioni hanno visto giusto, e di questa schiera fa parte, sottolinea Gorbaciov, anche il dissidente Andrei Sakharov, il sovietico che aveva ricevuto il Nobel per la pace prima di Gorbaciov. Questa è la sostanza dell'intervista concessa questa sera dal presidente. Al mattino il Parlamento era deluso perché slitta ancora la presentazione del nuovo piano economico, anche se verrà firmato dallo stesso Gorbaciov questa sera. In un'atmosfera di tensione tra i vari schieramenti, anche l'annuncio del presidente della Camera Lukianov ha trovato nell'aula un eco tiepido e pochi applausi al nuovo Nobel. Gorbaciov ha sempre avuto più successo con la sua politica estera che nella trasformazione del paese, dove ha dovuto mediare dal centro, la storia è nota, tra le opposte fazioni. Ora è finito il momento della tattica, bisogna passare al cambiamento profondo, liberarsi dai tabù ideologici per avviarsi su una strada che nessuno aveva ancora percorso senza gravi danni. Con il Nobel in tasca, Gorbaciov si sentirà più sicuro anche ai suoi avversari. Deve essere chiaro, e questo è il messaggio del Nobel, che il mondo esterno vede in lui il garante dei cambiamenti sovietici, con o senza i poteri speciali di cui Gorbaciov si è dotato. La piazza è tiepida, più interessata alla penuria dei viveri. Il ministro Shevardnadze vive il premio a Gorbaciov come una festa personale. Nelle repubbliche baltiche e in Georgia la reazione è piuttosto fredda, per motivi ovvi. Ma il Nobel va alla politica estera per le azioni a favore della pace. In questo campo Gorbaciov ha le carte in regola, ha smantellato l'impero come mai era successo ad una grande potenza nella storia, ha ridato la libertà all'Europa centro orientale, ha accettato l'unificazione tedesca, ha contribuito al quasi idilio con gli americani, si appresta a firmare la riduzione delle armi convenzionali in Europa. Basta, forse strabasta, per un Nobel. Tutti insieme, i tedeschi sono oggi più democristiani di prima. Questo è il risultato immediato delle elezioni regionali di ieri nella ex Germania comunista. Nell'assemblea regionale dei rappresentanti delle amministrazioni locali, infatti, i socialdemocratici perdono la maggioranza a favore della CDU del cancelliere Kohl. Avevano due seggi in più, ora ne hanno due in meno. E ciò sebbene la CDU abbia raccolto ieri meno voti che alle politiche di 7 mesi fa. Kohl appare dunque più forte che mai. La riunificazione realizzata in meno di un anno ha comunque premiato il suo partito, ed egli già dichiara che alla consultazione generale del prossimo 2 dicembre andrà ancora meglio. L'aritmetica elettorale, tuttavia, non coincide necessariamente con la realtà del paese, i suoi problemi, le sue molte inquietudini. La riunificazione è un processo appena avviato, e questo nessuno se lo nasconde. Un segnale venuto dalla consultazione di ieri viene per lo più trascurato. Appena al secondo appuntamento un 30% circa degli aventi diritto al voto ha disertato le urne. Dopo 40 anni di regime è una disaffezione inattesa e sorprendente. Sembra aver penalizzato soprattutto la Democrazia Cristiana. Come i colleghi delle televisioni tedesche, ne abbiamo allora cercato la spiegazione intervistando i passanti per le strade. Le risposte, un po' sempre le stesse, sono state sostanzialmente la delusione per le promesse mancate della Democrazia Cristiana. Neanche i socialisti sono riusciti tuttavia ad intercettare l'astensionismo, migliorando quindi sì i propri risultati, ma in misura minore rispetto ai pronostici di alcuni dirigenti, che non avevano creduto fino in fondo ai timori espressi per tempo da Willy Brandt. Il nuovo leader della SPD, La Fontaine, non sembrerebbe possedere quelle capacità di richiamo indispensabili a quanto pare per contrastare efficacemente l'attivismo di Kohl.
è la politica tutta comunque che oggi non appare prospera e forte in Germania quanto lo è il paese reale. La conservazione del benessere raggiunto e la sua ulteriore promozione tanto all'est come all'ovest, la difesa dei più deboli tedeschi orientali e insieme l'impegno a non aumentare le tasse costituiscono un teorema non solo tedesco, ma nella Germania unificata sarà fin da domani alla prova dei fatti. Alle elezioni del 2 dicembre manca poco. Bianco e nero per far rivivere tre decenni di scena americana dagli anni 50-60, oggi tornati di moda, agli 80 che poi non sembrano granché cambiati nelle fotografie di Gary Winogrand, oltre 200 immagini, divise in 10 sezioni secondo i soggetti che più colpivano l'autore. L'età di Eisenhower è quella di Kennedy, la strada, le donne, lo zoo, i mandriani, i rodei del Texas, gli aeroporti, sino alle ultime opere incompiute, cioè lasciate da stampare alla morte a 56 anni nell'84. Per John Tsarkovsky, direttore del Dipartimento Fotografico del MoMA, che ha curato la mostra presentata alla Mola Antonelliana dagli amici dell'arte contemporanea e dall'assessorato alla cultura di Torino, Winogrand è il fotografo centrale della sua generazione. Le sue immagini incarnano la concezione della fotografia più ricca, complessa e problematica espressa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo della rassegna è Finzioni del mondo reale. La vita, il quotidiano dunque, fermati in un momento imprevisto e emblematico e trasformati da documento in racconto, appunto in finzioni. Winogrand fa così saltare il confine fra reportage e foto creativa, con una narrazione intrisa di molti sentimenti, energia, ambizioni, egoismo, vitalismi e abbandoni, soprattutto una solitudine tanto evidente quanto quasi astratta. La mostra, che arriva da un lungo giro americano e andrà a Londra e Barcellona, resterà aperta sino al 31 ottobre. Termina così il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, auguro a tutti, buonanotte. Satellite risalente al pomeriggio mette bene in evidenza la nuvolosità, peraltro sottile e stratificata, presente ad ovest della nostra penisola e in lento movimento verso nord-est. Questo tipo di evoluzione porterà nel corso delle prossime 24 ore cielo in prevalenza nuvoloso sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, con possibili piogge sulle zone nord-occidentali. Addensamenti potranno manifestarsi anche sulla Toscana e sull'Appennino centrale, mentre sul resto del paese ancora prevalenza di sereno con cielo velato sul versante tirrenico. Con il calare del sole, anche a causa della forte umidità, foschie e banchi di nebbia interesseranno il nord e le valli del centro. Sempre stazionarie le temperature. Farà un po' più freddo di notte all'alba a Bolzano e Potenza, dove sono previsti 13 gradi di minima, mentre per Palermo, con 22, siamo decisamente su valori estivi. Per le massime diurne la media del nord si aggira sui 24 gradi, al centro-sud saliamo a circa 27 gradi, punte di 29 però a Firenze e di 30 a Roma, Napoli e Reggio Calabria. Tutti i valori previsti sono comunque ben al di sopra di 20 gradi. Concludiamo con un accenno a mari e venti. Questi ultimi continueranno a spirare da sud-est con moderata intensità e qualche rinforzo sulle isole maggiori. Tra i mari, mossi i canali di Sardegna e Sicilia, leggermente mosso il Tirreno, poco mossi lo Ionio e l'Adriatico. Vediamo insieme la giornata di domani 16 ottobre.
Il sole è al 23° grado della bilancia, la luna dalla Vergine alle 15.30 sarà in bilancia. Mercurio è congiunto a Venere ed entrambi sono quadrati a Saturno. I nati di domani avranno un carattere rigido, poco disposto a compromessi anche minimi. Diamo uno sguardo ai segni. Ariete. Attenzione, non stipulate contratti e comunque evitate qualsiasi firma su accordi o questioni legali. Toro. Per voi è nel settore del lavoro che dovrete conservare una certa calma ma anche lucidità. Gemelli. Non tentate la fortuna, non è proprio il momento di giocare. Aspettate ancora un giorno. Cancro. Una questione che vi riguarda da vicino in ambito familiare verrà chiarita in serata. Leone. Un certo adattamento si impone. Non potete dire ciò che pensate senza il minimo controllo. Vergine. Non programmate spese. Cercate invece di incrementare le entrate con un nuovo lavoro. Vi servirà. Bilancia. La giornata si presenta piuttosto tesa. Avrete dei buoni motivi per rimandare una decisione. Scorpione. Con un atteggiamento diverso riuscirete a chiarire un rapporto che sta per chiudersi. Sagittario. Sono i vostri amici che irromperanno nella vostra vita e voi non potrete tirarvi indietro. Capricorno. Saturno vi rende indisponenti, ostacolandovi la via per arrivare al successo che vi preme. Acquario. Un antico disturbo riaffiorirà, ma niente paura, dovrete riposare più del solito e basta. Pesci. Avete affrontato una serie di problemi essenziali per poter proseguire in un dialogo aperto. E per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani, arrivedere le stelle. Una morte annunciata e non vera. Un viaggio in Colombia per trovare suo fratello. Mistero. Loschi affari e una cruda e terribile verità lo aspettano lì, all'Hotel Colonia. Per il ciclo Pop Film, Sogni e Incubi del 2000, John Savage, Rachel Ward, Massimo Troisi e Robert Duvall in Hotel Colonia. Martedì 21:30, Rai 1. C'è anche il programmatore, la lampada d'emergenza e la protezione di Nuova Sicura Living. Interruttori Living spengono l'era, ne accendono un'altra. Ferrarelle minerale effervescente naturale. Ogni giorno Ferrarelle, per vivere naturale, per essere effervescente, per aiutare a digerire. Ferrarelle, leggera, effervescente, naturale. Pagine gialle, pagine di vita quotidiana.
Baileys Original Irish Cream. Irresistibile. In 10 anni, Totip ha fatto vincere più di 600 miliardi. Totip, se non giochi, non vinci. It's a changing world that breaks the day. It's a changing world and it spins away. And you hold on, or you fall on. You hold on, or you fall. It's a changing world and it's moving fast. The love it brings doesn't seem to last. But you hold on, or you fall on. Banchi di nebbia si stiano diradando. Avremo un venerdì stupendo e un fine settimana ancora più bello. Forse potrete partire un po' prima. Rilassatevi e restate all'ascolto. Continuerò a trasmettervi musica favolosa. Temperature alte quest'oggi. Qui a Marin siamo intorno ai 28, a San Francisco centro 25. Il tra...